Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vediamo come preparare dei sofficissimi pan brioche alla zucca. Sono morbidissimi, buonissimi e delicatissimi. Richiamano l'autunno perché la zucca è un ortaggio tipico di questa stagione. Inoltre fa benissimo al cuore, alle arterie e aiuta a diminuire il colesterolo. È piena di beta-carotenoidi, vitamine A, B e C. Vi consigliamo di provarli almeno una volta perché sono fantastici. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 70 ml di latte tiepido, 7 g di lievito secco, 30 g di miele e 40 g di farina zero presa dai totali. Mescoliamo per bene con un frustino. Poi copriamo con pellicola trasparente e mettiamo a lievitare nel forno spento solo con la luce accesa per 15 minuti. In una ciotola più capiente mettiamo 460 g di farina zero, il lievitino, guardate com'è venuto bene, 3 tuorli e 200 g di zucca cotta al forno tiepida che schiacciamo per bene con una forchetta. 130 g di zucchero semolato, i semi di vaniglia e 80 g di burro morbidissimo. Iniziamo a lavorare i nostri ingredienti con le mani. Se vediamo che la farina ha già assorbito tutti i liquidi e iniziamo a fare fatica, aggiungiamo altri 10-20 ml massimo di latte tiepido, poco alla volta. A questo punto trasferiamo l'impasto sul piano da lavoro e lo impastiamo per 15-20 minuti o finché diventerà liscio e omogeneo. Qui la mamma vi illustrerà alcuni procedimenti. Dopo circa 20 minuti di lavorazione, prendiamo una ciotola oleata, mettiamo l'impasto, lo copriamo d'olio e mettiamo a lievitare in forno spento solo con la luce accesa, coperto con pellicola trasparente, per un'ora e mezza circa o fino al raddoppio. Eccoci qua, guardate che bell'impasto! Ora lo tiriamo fuori dalla ciotola, lo pesiamo e dividiamo in 10 parti uguali con una bilancia. Poi prendiamo un pezzo, portiamo tutti i lati verso il centro formando un fagottino, chiudiamo bene, pirliamo un po' e lo mettiamo sulla teglia con carta forno. Continuiamo così con i restanti. Prendiamo una lametta e facciamo 8 tagli, prima una croce e poi una stella, di circa mezzo centimetro di profondità, lasciando il centro della pallina libero. Alla fine aggiungiamo un seme di zucca al centro, spingendolo bene dentro. Ungiamo con dell'albume d'uovo e mettiamo in forno spento con la luce accesa per 15 minuti. Poi tiriamo fuori dal forno, lo accendiamo a 180 gradi statico e passiamo di nuovo sopra con altro albume. Quando sarà in temperatura cuociamo per 20 minuti. Dopo 15 minuti consigliamo di mettere un foglio di alluminio sopra, così non si scuriscono troppo in superficie. E voilà! Ecco i nostri pan brioche alla zucca appena usciti dal forno. Li spennelliamo con del burro e li lasciamo raffreddare completamente. Guardate quanto soffici sono! Sembrano proprio dei cuscini! Ammirate il loro colore giallo intenso!
sono cotti benissimo, soffici e leggeri. Si rompono proprio nelle mani. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questi deliziosi pan brioche alla zucca. Guardateli che belli, sembrano proprio delle piccole zucche. Sofficissimi. Cosa posso dirvi? Sono buonissimi e belli soffici. La zucca conferisce questo colore giallo intenso e un gusto molto delicato. Sono fantastici da mangiare insieme al latte, al caffè o, perché no, come spuntino insieme a un bel tè caldo. Sono davvero straordinari, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video!